Tu avevi detto che ti sarebbe piaciuto cantare ancora una volta quella canzone che ha fatto di te una grande star, no? Quella maledetta... No. Sì, insomma, una grande star, diciamo, mi ha consentito di essere definita... Grazie. Mi ha consentito di vendere tanti milioni di dischi nel mondo e di vincere questa certa resistenza che c'era da parte di alcuni funzionari a quei tempi che dicevano: ma perché vuoi cantare? Ma fai le imitazioni, ma fai l'attrice, ma lascia stare, ma lascia stare. Io sono andata a Sanremo finalmente col mio viso, con un vestito mio, senza imitare nessuno, e mi è stata regalata questa grande opportunità di cantare una bella canzone di Toto Savio che ha fatto il giro del mondo. La prima sera le ragazze la cantavano dietro le quinte, non so come facciano a sapere tutte le parole, perché anche se viene riproposta in tante trasmissioni, magari... Allora vorrei che il coro di questa canzone me lo facessero loro. Ne facciamo un pezzettino tutte insieme. Chi era che faceva la terza l'altro giorno? Dove sta la cantante? Dove sta? Eccola! Valeria! Allora, intanto facciamo partire per favore la base, così la canto con le mie ragazze. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi che imbroglio era, maledetta primavera che resta di un sogno erotico, se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.